Sì, io volevo sottolineare alcuni aspetti nella discussione che c'è qui in aula. Innanzitutto, relativamente alle elette e a questa idea molto cara alla sinistra che le donne devono avere delle quote per poter essere tutelate. Io ricordo che in questa aula, il Movimento 5 Stelle ha eletto più donne che uomini. La stessa cosa è avvenuta al Parlamento nazionale e la stessa cosa è avvenuta al Parlamento europeo. Questo ha fatto il Movimento 5 Stelle e non c'è stato bisogno di quote per poter ottenere questo tipo di risultato. Questo è importante. Non solo, noi ci ritroviamo anche la città che è governata per la prima volta da una donna, per la prima volta nella storia di Roma. Ecco, questi sono i fatti del Movimento 5 Stelle, che non ha bisogno di quote per poter dire che le donne hanno un ruolo fondamentale nella partecipazione politica di questa nazione. Mi preme sottolineare anche un altro aspetto importantissimo, scusate, del lavoro che ha fatto il collega Sturni, ed è il referendum senza quorum. Ora, noi riteniamo questo punto molto, molto importante perché riteniamo che chi partecipa decide, chi non partecipa non decide. Questa è una cosa che fa sì che incentiva la partecipazione delle persone. Se le persone su determinati argomenti non vogliono, non sanno cosa decidere, non partecipano, perfetto, decide chi ha interesse a quell'argomento, chi si è interessato, chi ha approfondito, chi è andato avanti, va, vota e decide. Per cui io credo che questa sia un'assoluta conquista, il referendum senza quorum, e noi dovremmo fare tutti gli atti per far sì che questa cosa possa essere portata avanti, con tutte le cautele, ci mancherebbe altro, Penso che qualche cautela sia importante, però è un punto veramente qualificante di questa modifica. Grazie al Movimento 5 Stelle che ha portato avanti questo lavoro e grazie a Angelo Sturni che ha fatto veramente un lavoro straordinario nel portare avanti questo lavoro. Grazie a lei.